Non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco. Non sono mai stato preso sul serio da chi ho amato. Non conosco lo sguardo di riconoscenza che una donna rivolge a un uomo. Questo grido di dolore, di uomo solo, che non si sente amato, è inciso a lettere di fuoco nel Mestiere di vivere, il diario straordinario di Cesare Pavese, iniziato in collina nel 1908. A Santo Stefano Belbo, nelle Langhe, i suoi genitori possedevano una casa e un po' di terreni. E là, occasionalmente, Cesare venne alla luce. Tutto questo mondo aurorale creerà per lui il fondamento della sua poesia e più generalmente della sua opera. Torino è la città, la casa editrice Naudi, gli amici, gli ideali politici e le belle donne. Ma nella sua scrittura Pavese vive la nostalgia per la collina, i suoi odori, la terra. La domanda che faceva era se si riconoscevano i luoghi, se si riconosceva la topografia di quella valle. La collina assume per lui un significato fondamentale. Centrano naturalmente le suggestioni della prima infanzia. Centra la vita della campagna, la vita dei ragazzi come lui, che si aggiravano scalzi per le aree contadine, che si infrattavano nei boschi in cerca di nidi. Anche tu sei collina e sentiero di sassi e gioco nei canneti e conosci la vigna che di notte tace. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked. Dice nella Luna i Falò, nell'esordio, che un uomo ha bisogno di un paese dove tornare, di diventare carne e stagioni. A murder of silhouette crow. La condanna al confino in un piccolo paese della Calabria con l'accusa di antifascismo è già un momento di separazione e di solitudine molto duro, ma la situazione precipita quando Pavese, al ritorno a Torino, vive la sua prima grande delusione d'amore, un'esperienza che lo segnerà per tutta la vita. Da quel momento la scrittura diventa il suo unico rifugio. La letteratura era tutto. Diciamo che probabilmente si è rifugiato, ha caricato la letteratura di queste valenze, lo ha fatto diventare questo tutto. Non era evidentemente altrettanto bravo a vivere, soprattutto a porsi nei rapporti con l'altro sesso. Ed io tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto. Ed io tra di voi. Quella notte mi disse che dovevo andarmene o andarsene lei. Non avevamo più niente da fare insieme. Le lacrime mi riempivano gli occhi e colavano sul guanciale. Tanto tempo è passato e adesso so che piangevo non per lei, ma perché avevo intravisto il mio destino. Di quel che ero allora non resta più niente. Resta soltanto che avrei capito chi sarei stato in avvenire. È notissimo che gli incontri con le figure femminili, con le donne, sono sempre segnati dalla sconfitta. La fuga in collina durante la guerra lo spinge verso una solitudine senza centro. Per un breve periodo Pavese cerca una direzione nel cristianesimo,
ma la sua è un'interiorità blindata, impenetrabile. Solitudine anche nei confronti dell'altro, che vogliamo usare con la maiuscola. Solitudine nei confronti di una ricerca, di una soluzione religiosa che non è riuscito a trovare e che ha cercato per tutta la vita. Dopo la guerra Pavese si butta nel lavoro. Di fatto diventa direttore editoriale della casa editrice Einaudi. Si iscrive al Partito Comunista, ma si scontra con l'ideologia. Non si piega e ogni giorno rimane sempre più solo. Lui si è fatto piacere la militanza, a un certo punto magari scriveva sull'Unità, fingeva di partecipare alla vita collettiva della politica, del partito. Pavese non volle mai allinearsi a quelli che erano i dettami del Partito Comunista. Forse si sentiva veramente nel suo elemento sulla carta delle bozze, sulla carta stampata, sul lavoro che bisognava fare. Credo che questa fosse veramente la sua patria. Pavese nel 1950 pubblica La Luna e Falò, l'anno in cui vince il premio Strega per La Bella Estate. Sa di essere il migliore scrittore sulla piazza, ma nel suo diario scrive: contemplo la mia impotenza, me la sento nelle ossa. La risposta è una sola: suicidio. Insomma, neppure la perfezione della scrittura riesce a salvarlo, senza qualcuno che penetri il bozzolo di quel destino di solitudine a cui si è condannato. È sempre stato, come abbiamo detto, un lupo solitario e questo è rimasto fino alla fine. Lo credevo un uomo molto forte in questa sua corazza stoica. Non ci si uccide per amore di una donna, ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, infermità, nulla. Took the old track, the hollow.